Un cordiale saluto, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV, una giornata che si apre all'insegna del maltempo, come vedremo tra poco dalle previsioni, ma noi naturalmente cercheremo di allietarvi tutta questa giornata con i nostri programmi, con l'informazione, come faremo tra un istante, e cominciamo dal santo del giorno. Oggi è un santo importante. Non solo perché San Pacifico da San Severino Marche, ma anche perché San Terenzio, lo sanno anche i muri, che oggi è San Terenzio e che quindi è festa per i pesaresi che tantissimi ci seguono ogni giorno. Allora, questo è il tempo che vedete. Allora, vedete sulla parte destra del teleschermo è molto scuro e quella è tutta roba che sta arrivando da est verso ovest, quindi sta arrivando sulla costa. Vedremo poi gli effetti. 14 gradi è la temperatura, le previsioni per oggi: cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con rovescio temporali sparsi, localmente anche forte, di forte intensità, in particolare sul settore centro-settentrionale della regione, lungo la fascia costiera. Le temperature sono in diminuzione, i venti da nord, il mare sarà da mosso a molto mosso. Per domani, venerdì 25 settembre, avremo cielo nuvoloso con rovescio temporali sparsi in particolare sulla costa, le temperature sono senza variazioni di rilievo, i venti da settentrione, il mare sarà molto mosso, in particolare sulla costa settentrionale, quindi sulla provincia di Pesaro Urbino. Sabato 26 settembre il tempo migliore, il maltempo, vedete, sta scendendo verso sud. Avremo miglioramenti e attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata, residui piovaschi nel settore centro-meridionale, fenomeni invece assenti durante il pomeriggio. Le temperature sono in aumento, i venti nord-orientali, il mare sarà molto mosso. Poi avremo una circolazione ciclonica che manterrà deboli fenomeni di instabilità per i giorni prossimi, quindi da domenica in avanti. Questa è dunque la situazione del tempo. Non so se possiamo andare a vedere anche la telecamera, se è possibile, la telecamera esterna. Ecco, questa fa un effetto diverso rispetto all'immagine della webcam, perché per effetto di un sistema che tende a schiarire ciò che è buio, sembra quasi che abbiamo un cielo sereno, ma in realtà è piuttosto buio. Ma ne approfittiamo invece per vedere il traffico in diretta quest'ora su Fano. Vedete, è abbastanza scorrevole, anzi direi tutto sommato scorrevole. Siamo sulla rotatoria davanti a Porta Maggiore, a due passi dal Pincio e dunque dall'Arco d'Augusto. Allora, andiamo adesso a vedere i giornali. Cominciamo dal Messaggero, perché in apertura c'è il primo sì alla fusione tra Pesaro e Monbaroccio che arriva dal comune di Pesaro. Poi in realtà ieri sera ha votato intorno alle 22:30 circa in un'aula del teatro di Monbaroccio piena di gente, anche se poi rispetto al totale degli abitanti, sono circa 2.000 abitanti, erano soltanto un centinaio, ma comunque hanno riempito il teatro. A Monbaroccio è arrivato anche il secondo sì, quindi il primo sì è quello del comune di Pesaro, che è arrivato nel pomeriggio. Ha votato, dunque, ha dato il via all'iter per l'accorpamento con il paese di Monbaroccio. Dalle opposizioni solo voti a favore e astensioni. Ricci dice che il referendum non sarà vincolante, come dire, abbiamo già deciso. Fusione, primo sì senza ostacoli. A centropagina invece, statale pericolosa, l'allarme del Cecchi. Dopo la rimozione dei cordoli a Villa Caprile resta il problema della pericolosità sull'Adriatica e la preside del Cecchi lancia un appello. L'arcivescovo chiama i laici, collaboriamo. L'invito di Monsignor Coccia alla comunità come riflessione della festa del patrono. Oggi Pesaro festeggia il patrono San Terenzio, martire e primo vescovo, con una storia di impressionante attualità. Anche lui profugo, anche lui in fuga dalle persecuzioni di Roma nei Balcani settentrionali nel III secolo d.C. Ed è proprio il successore di San Terenzio, appunto Monsignor Piero Coccia, a rivolgersi alla comunità pesarese nel giorno della festa. E vedete sotto appunto l'arcivescovo in questa fotografia. L'autunno porta il maltempo e lo abbiamo detto poco fa nel corso delle previsioni. Allora, adesso andiamo sulle pagine interne invece del Messaggero. Bene Ceriscioli, ma niente atti d'imperio. Piano liste d'attesa, il presidente PD alla Commissione Sanità. Volpini, che è anche medico, frena sul voto di lunedì in giunta. Tema
preso di petto, giusto farne subito una priorità, cioè quello delle liste d'attesa, ma la vicenda è complessa. I camici bianchi, dunque, i medici, quelli che sono in prima linea, quelli che poi devono farle smaltire queste liste d'attesa, vanno ascoltati, dicono. CNA, non c'è l'accordo, e siamo sulla pagina di Pesaro del Messaggero, non c'è accordo, la vertenza si chiude con 32 licenziamenti, niente di fatto al tavolo di mediazione della regione, i sindacati, c'era la possibilità di salvare quei lavoratori. L'Associazione degli Artigiani ritoccherà il numero degli esuberi di qualche unità. Arrestato per maltrattamenti, non potrà avvicinarsi alla famiglia, la vittima accusa, schiaffeggiata e insultata per motivi assurdi e futili. Fusione, la corsa parte senza ostacoli. Il Consiglio Comunale di Pesaro dice sì all'accorpamento con Monbaroccio, la minoranza vota a favore o si astiene. L'assessore Delle Noci no, fa il conto dei vantaggi economici. Poi parla l'investitore della consigliera Comunale Pesarese, l'investitore che tra l'altro è stato arrestato ed è agli arresti domiciliari, dice: non l'ho vista, non ho visto la donna, ero ubriaco, non mi sono accorto di aver preso sotto qualcuno, avevo bevuto molto in compagnia di un amico. Si è giustificato così il 50enne ucraino che domenica scorsa ha investito a bordo della sua Mercedes la consigliera comunale del PD Cristina Amadori e suo marito. L'uomo, come dicevo, è stato subito arrestato. Feste e processioni. Processione San Terenzio sfida la pioggia, chiusi gli uffici comunali, provinciali, gli sportelli della multiservizi, i centri per l'impiego e le scuole. Multiservizi, così il rifiuto si ricicla, e diventa buono. Raccolta differenziata al 56% nel territorio servito dall'azienda e quasi la totalità degli scarti viene recuperata. Travolto con lo scooter da un'auto in gravi condizioni. Riccardo Barbadoro, un medico molto noto, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Torrette di Ancona. La pagina di fanno del Messaggero invece si occupa di una vicenda che riguarda la Croce Azzurra che da 2 mesi, niente paga, non paga, ci hanno abbandonati a noi stessi. Autisti lasciati senza stipendio, la protesta corre in ambulanza. Durante l'iniziativa arrivano anche le Iene, cioè il programma di Italia 1, per problemi legati alla vecchia gestione, tensioni e disagi, e si è anche dimesso il dipendente rimasto coinvolto in una dimostrazione di rifugiati africani. L'opposizione invece porta il Grisli, il centro sociale, in consiglio comunale, ce lo porta l'opposizione fanese di centrodestra, quasi al completo, chiedendo in modo formale che l'assessore Mascarin sia all'assessore Mascarin sia ritirato il mandato e quindi chiede le dimissioni. La cronaca, risveglio con i ladri per Luca Stefanelli e la moglie. Allucinante, racconta lui. Eravamo davanti alla porta che tremava per gli scossoni perché stavano cercando di entrare a tutti i costi. Hanno le telecamere, il sistema d'allarme, il portone blindato, il cane che ringhiava dentro casa, le luci accese e la moglie che urlava: Luca, Luca, i ladri. Eppure quelli, come se nulla fosse, continuavano a trapanare la serratura e a dare scossoni perché comunque avevano deciso che dovevano entrare in quella casa. E in questo articolo del Messaggero, che credo sia l'unico tra l'altro giornale che riporta questa notizia, c'è il racconto di come è andata questa brutta avventura per Luca Stefanelli, che è anche un ex consigliere, un uomo impegnato in politica a Fano. Allora, adesso andiamo subito invece sul Corriere Adriatico. Apriamo la pagina di Fano, vediamo subito che cosa tratta questa mattina, quali sono le notizie più importanti per questo giornale molto diffuso in tutta la regione. Apre una nuova struttura ed è l'Ufficio Europa. Il sindaco di Fano, Massimo Seri, affida a due esperti il compito di potenziare e progettare l'accesso ai fondi internazionali. Sono Davide Frulla, ex Camera di Commercio di Ancona, e Ivan Antognozzi, project manager in regione, il proprietario
prioritario, scusate, il completamento del restauro della Rocca Malatestiana lasciato in sospeso dalla Giunta Aguzzi. Poi sopra invece nuovo ospedale, sempre Seri, insiste Chiaruccia, la zona di Chiaruccia è il luogo ideale, secondo il sindaco di Fano, il luogo ideale dove costruire questo nuovo ospedale. Che servirà poi anche alla città di Pesaro. Sicurezza fuori dalle scuole, torna la protezione civile, come di consueto il servizio affidato ai volontari, il ridotto organico della Polizia Municipale non può assolvere questo impegno. Mascarin deve uscire invece dalla giunta, lo chiede il centrodestra compatto, caso Grizzly, le opposizioni rincarano la dose, presentata una interrogazione, ha omesso una denuncia dovuta. No, hanno cercato di intimidirci, ma non funziona. Nel frattempo i ragazzi del Grizzly non si lasciano intimorire, così come hanno fatto sabato scorso davanti alle forze dell'ordine, mettendo in atto una sorta di resistenza passiva, bloccando per diverse ore l'entrata del loro centro autogestito per impedire i controlli della Guardia di Finanza e degli uomini del nucleo anti-sofisticazione. L'operazione della paura di sabato non ha assolutamente funzionato. E non ha intimidito noi, le tante persone presenti quella sera, soprattutto i tanti uomini, donne e giovani con cui abbiamo parlato in questi giorni. Lo strano silenzio dell'assessore, sempre sul caso Grizzly, ancora la destra dunque all'attacco. Palestra Venturini, gestione affidata alle associazioni sportive e sociali, sarà adibita a corsi di attività motoria per gli anziani. E è stata spostata la pensilina d'attesa dell'autobus per i ragazzi che vanno a scuola alla Trave, siamo sempre a Fano, più sicura dunque la fermata dell'autobus. Poi sulla pagina di Pesaro il Corriere torna ad occuparsi dell'eredità del maestro Melani, c'è qualche sorpresa, le eredi infatti devono creare adesso un museo, è stato depositato in tribunale il secondo testamento appunto del maestro Melani. Malore, e siamo a Senigallia, malore al lavoro è grave, un ventenne si accascia al Conad, soccorso da un'infermiera che fa la spesa, adesso si trova ricoverato al Lancisi. Vandali scatenati invece nel parco di via Rovereto, notte brava, danneggiati lampioni e cestini. Da Pesaro invece la pagina principale, scusate, l'altra pagina si parla della festa del patrono tra fede, cultura e anche bicicletta, tanti gli appuntamenti per il giorno di San Terenzio a partire dalla tradizionale processione. E poi ancora tornano, e siamo a Fossombrone, torna l'assalto dei lupi, sbranate, tre caprette. L'assalto è avvenuto nella notte in una casa di campagna, il proprietario dice, lasciano segni inequivocabili, sono tre caprette sbranate dai lupi lungo la strada che da Fossombrone porta a Isola del Piano. E qui poi c'è l'articolo di Roberto Giunge. Andiamo adesso invece sul resto del Carlino, anche qui i giorni del patrono, l'arcidiocesi festeggia i suoi senatori, ovvero nove religiosi ordinati da più di 50 anni. Al termine della messa in Duomo per la ricorrenza di San Terenzio, alle 17 nelle vie del centro con l'urna del Santo Martire c'è la processione, oggi uffici e negozi a Pesaro sono chiusi, quindi avvisati, tutto chiuso a Pesaro per la festa del patrono. Coccia dice la comunità è fatta di gente onesta, laboriosa, che ha una capacità reattiva, ci vuole assunzione di responsabilità. E poi l'altra pagina invece del resto del Carlino si occupa del Santa Marta, l'alberghiero Santa Marta. Sapete che gli studenti non possono entrare perché vedete da questa fotografia, la cerchiamo in rosso, ci sono i lavori all'interno dell'istituto dopo il crollo del controsoffitto. Ebbene, viste anche le condizioni di bel tempo fino a ieri che ci sono state qui anche nella nostra città, nella nostra provincia, ebbene, gli studenti hanno fatto lezioni, 150 studenti delle prime classi hanno fatto lezioni al Parco Mirra il Fiore, quindi all'aperto. Oggi l'alberghiero, c'è scritto in questo piccolo striscione, è qui. Insegnanti con il megafono
e Grinta hanno guidato i ragazzi per 4 ore. Ci sono appunto questi lavori in corso, il cantiere procede spedito, l'edificio è pronto a riaprire per il 5 di ottobre. Poi la mia vita è già un torneo, l'arbitro di calcio a 5 con un passato di droga ha scritto un libro. Questa iniziativa delle associazioni di recupero in campo con Pollastrelli, Giovanni Pollastrelli è questo signore che vedete nella fotografia, mi ha fatto imparare la disciplina, le regole e l'autocontrollo. Poi Pesaro vota compatto per la fusione, piace a tutti inglobare Monbaroccio, ecco il titolo è giusto, piace a tutti i pesaresi inglobare Monbaroccio, alcuni distinguono dall'opposizione, ma dicono è una opportunità. Il sindaco Ricci corre per il referendum e chiedere l'iter entro l'anno, ma la pratica, insomma, è abbastanza complicata. Andiamo e poi torneremo sulla questione di Monbaroccio perché vi devo far vedere un filmato di come è uscito poi il sindaco Vichi ieri dal teatro. Uno dei tanti video che poi vi mostreremo questa sera nel corso del telegiornale. Andiamo sulla pagina di Fano. Dicevo, le Iene attaccano la croce azzurra dei senza stipendio. Il blitz con le telecamere avvenuto ieri mattina. Giulio Golia ha contestato ai dirigenti le accuse mosse da un esposto dell'Adusbef. Poi sul caso Grizzly scattano le denunce per i ragazzi, nel mirino quelli che non si sono fatti identificare. E Stefano Polleggioni dice: il sindaco Seri ringrazi la polizia. Glielo chiedono, non lo hanno ancora fatto, non l'ha fatto né il sindaco né Mascarin, sulla quale insomma, chiedono la testa l'opposizione, chiede la testa dell'assessore Mascarin, ma i 5 Stelle si defilano. Poi contesa sui soldi alla Onlus K9, assolto l'ex presidente Nicola Lustrissimini, riconosciuto innocente, e per lui dice è finito un incubo. Allora, adesso andiamo, prima di chiudere la rassegna stampa, vi voglio far vedere questo video che abbiamo realizzato ieri sera, subito dopo la fine del Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale che non si è tenuto nella sala del Consiglio, bensì a teatro. Questo è il momento in cui il sindaco Vichi esce scortato, tra virgolette, da un agente della polizia. Vedete anche uno degli abitanti. Diversi abitanti arrabbiati con lui. Sentiamo anche l'audio. Com'è andata, sindaco? È andata, sapevamo che sarebbe stata una serata sicuramente complicata. L'importante è, come dire, credere in quello che si fa. E mi dispiace per le persone che si sono fortemente arrabbiate questa sera, ma non solo da stasera, perché probabilmente non riescono a capire qual è il vero problema, che non è svendere Monbaroccio. Tutt'altro, piuttosto che svenderlo, guardi, abbiamo cercato di fare del nostro meglio e siamo certi che questa sia la migliore situazione in assoluto. Sono certo, certissimo, che di qui a qualche mese le persone capiranno. Noi siamo sereni, speriamo che anche gli altri recuperino un po' di serenità. Grazie. Prego. Questo è semplicemente un piccolo spaccato di quello che è accaduto ieri sera a Monbaroccio. Tutto il resto ve lo racconteremo naturalmente nel corso dei nostri appuntamenti informativi,
nel corso del nostro telegiornale. Lo abbiamo già detto dall'inizio, lo dico perché c'ero io ieri sera in quella sala del teatro gremita e quindi ho avuto modo anche di parlare, di confrontarmi con i residenti di quel paese. Se questa operazione di fusione sarà un'operazione giusta o sbagliata, come sempre in questi casi ce lo dirà la storia. Quello che sicuramente va criticato e anche in maniera forte è il metodo in cui si è arrivati a questa decisione, a fare questa operazione. Il sindaco Vichi ha imposto questa operazione di fusione senza informare i suoi cittadini, neppure i 400 che lo hanno votato. E questo è un metodo che fa paura. E ieri ho visto 100 sudditi, non 100 cittadini. È un metodo che fa paura. Ieri si è votato per una fusione, ma con questo metodo si possono fare anche tante altre cose. E bisogna evitare che accada di nuovo. E quindi è giusta, senza operazioni di nostalgia, questo è tutto comprensibile, però lo valuterà e lo dirà la storia, come dicevo, ma il metodo che è assolutamente sbagliato. Noi ci fermiamo qui, stasera ne parleremo comunque di questa votazione. Si è votato anche a Pesaro abbiamo già detto che ha votato sì ed era scontato, ne parleremo, torneremo a parlare e vi racconteremo un po' come sono andate le cose. Abbiamo tanti filmati da mostrarvi. Poi vi anticipo già che domenica mattina ci sarà una manifestazione di protesta per le vie del centro, per le vie del paese di Monbaroccio. La rassegna stampa invece finisce qui. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti. Arrivederci.